Cosa diavolo è la nicchia e perché tutti ne parlano? Alla fine di questo video capirai come ha aiutato la mia allieva Valentina Zanfi a passare da 0 a 7 clienti in meno di 2 mesi e perché il potere della nicchia è così grosso e scoprire la tua nicchia è così importante. Ma prima lo shoutout della settimana! Complimenti LM Makeup, grazie al tuo commento sotto uno dei miei video, oggi presento a te. Ricordati che ogni martedì ti darò nuove strategie per portare il tuo business al successo grazie a Instagram e ogni tanto anche YouTube, e come io ho fatto della mia passione il mio lavoro in 4 mesi. Quindi se vuoi saperne di più e vuoi avere sempre ogni martedì nuovi contenuti a riguardo, schiaccia la campanella per essere notificato, iscriviti e lasciami un commento se vuoi essere uno dei prossimi shoutout della settimana. Andiamo ora a capire la primissima domanda che tutti noi ci stiamo ponendo. Che diavolo è la nicchia? Per farla molto molto semplice, la nicchia è la persona a cui ti riferisci. In realtà è molto molto di più, ma ti consiglio di partire da questo. Per capire il vero potere della nicchia, prima di tutto devi capire qual è la tua storia e come puoi aiutare grazie a essa. E chi nello specifico? Come puoi creare un servizio, offrire un servizio? Ovviamente io parlo sempre di servizi perché questo è il mio target e sono i miei clienti. Quando si tratta di servizio, come puoi offrire un possibile servizio alle persone grazie alla tua esperienza personale o professionale? Se pensi che la tua nicchia sia ben definita eppure nessuno commenta sotto i tuoi post, probabilmente non lo è. L'errore che vedo fare più spesso è che tantissime persone dicono: sì, sono in nicchia, sono nella nicchia del fitness, sono nella nicchia delle mamme, e poi in realtà non lo sono per niente, non è una nicchia. Spesso mi sento dire: la mia nicchia sono le donne, ma vuol dire tutto e niente. Valentina, per esempio, voleva aiutare mamme, ma non sapeva nello specifico in cosa e quali tipi di mamme, perché non aveva ancora una nicchia. È come dire: la mia nicchia è il fitness, ma sai quante cose fanno parte del mondo del fitness? Il fitness è un mondo che comprende tante sottocategorie, il pilates, lo yoga, l'aerobica, miliardi, miliardi di sottocategorie. C'è la palestra per mamme, per donne incinte, per uomini, per anziani, per bambini. E adesso mi dirai: già non trovo clienti così, figurati se scelgo una nicchia. Questo è il grave errore di molti. Tanti pensano: se divento piccolo, figurati, già non mi trovano così, figurati se mi trovano se faccio il niche down. In realtà gli americani dicono proprio niche down to blow up, che vuol dire essere più di nicchia possibile se vuoi veramente esplodere. E Valentina ne è la prova vivente, ma non solo lei. Citando The One Thing, che è un libro che adoro, consiglio a tutti e che sto leggendo, le compagnie più di successo al mondo hanno un prodotto o un servizio più conosciuto degli altri che gli porta la più grande somma di denaro. Come ad esempio Google. Google si basa su un servizio, la ricerca. Grazie alla ricerca vende pubblicità, che mentre le persone ricercano spunta. E la pubblicità è la chiave dei suoi guadagni. Una cosa. Stessa cosa con Furby, ve lo ricordate Furby, il giocattolino degli anni 90? Se mi dite di no, non me lo dite perché mi sento vecchissima. Furby ha generato il singolo giocattolo, un giocattolo, 500 milioni di dollari l'anno nel suo picco per svariati anni. Un singolo giocattolo. Ci riempiono la testa con mille cose da fare subito se vogliamo avere successo, facendo finta che per avere successo deve avere miliardi di cose, se no non sarai neanche vicinamente, non sarà neanche vicinamente possibile per te avvicinarti al successo. La realtà è che ci stanno riempendo la testa di bugie, perché per avere successo bisogna fare proprio l'opposto. Go small, andare in piccolo. La realtà è che se parli con tutti finirai con il parlare con nessuno. Non arriverai mai dritto al cuore del tuo cliente ideale perché stai parlando con una miriade di persone diverse e quindi nessuno si sentirà esattamente la persona con cui stai parlando. Avete presente quella situazione in cui leggete e dite: ah, ma mi legge nel pensiero? Sta parlando proprio con me? Alcune persone lo dicono a me. Questo vuol dire che sei perfettamente in nicchia e sai le difficoltà, gli obiettivi e le paure del tuo cliente ideale. Se non sei di nicchia sarai troppo generico e quindi anche solo capire di cosa stai parlando dalla tua bio o di cosa ti occupi sarà difficilissimo. E sai anche tu quanto è facile passare al prossimo account se non si capisce niente di quello in cui sei in quel momento. Se non è chiaro, alla prima occhiata leggendo la bio cosa fai? Vai alla prossima pagina.
Conoscevi già questa parte teorica della nicchia o ti ho detto cose che ancora non sapevi? Fammelo sapere nei commenti. E adesso andiamo alla pratica. Ma quindi come ha fatto Valentina a passare da non avere idea di cosa offrire e di quale fosse il suo servizio ad avere 7 clienti in meno di 2 mesi? Parte tutto dalla nicchia. Prima ancora di creare contenuti e servizi devi capire per chi li stai facendo e devi pensare a una persona. Quali sono le sue difficoltà? Quali sono i suoi obiettivi? Come puoi aiutare questa persona ad arrivare a superare queste difficoltà e arrivare a quell'obiettivo? Per questo specifico punto, la mia mega tip è di iniziare a parlare con il tuo cliente ideale, quello che trovi attraverso gli hashtag, attraverso questo video. Per questo la mia prima mega tip è di iniziare a parlare e a chiedere direttamente al tuo cliente ideale, che troverai grazie alla ricerca di hashtag che ti spiego qui come fare. Chiedigli già attraverso le tue storie cosa gli piacerebbe sapere da te, ma dagli anche delle opzioni già plausibili. Io ho iniziato con 30 visualizzazioni sulle storie a fare sondaggi e non sapete quanto mi sono tornati utili. Non fate domande aperte se siete piccoli, saranno troppo grandi, sarà un impegno troppo grande per una persona che non ha ancora una relazione con te. Quindi dategli un sì e un no, dategli voi delle opzioni e cercate di capire cosa vogliono avere da voi come valore. E poi inizia a pensare in cosa sei bravo o brava, per cosa vengono naturalmente tutti da te, perché sei un talento naturale a fare ciò che fai. Ricordati anche questa frase che a me ha stravolto la vita. La maggior parte delle volte la tua nicchia sei tu. Quindi scava quelle fondamenta e cerca di capire come poter dare un servizio di valore attraverso la tua esperienza di vita o lavorativa. Quindi se io inizio a parlare a una stessa nicchia, inizio a ottenere clienti, così, magicamente. La risposta è no, amico. È molto più difficile di così. La nicchia è la parte integrante, la base da cui parte un intero metodo. Se la tua nicchia è precisa e perfetta, ma poi non crei contenuti con costanza e posti una volta ogni tanto, la tua nicchia si dimenticherà di te. Se non interagisci attivamente con la tua nicchia giornalmente e settimanalmente, scordati che quella persona magicamente vorrà far parte della tua community e creerai quella community di valore e genuina, se tu stessa non hai voglia di interagire con lei. Se la tua bio non è ottimizzata e non spiega esattamente come puoi aiutare le persone e di cosa ti occupi, le persone non andranno a schiacciare quel segui, non continueranno a seguirti e tu le perderai. Fortuna che ho fatto un intero freebie riguardo alla bio e alle fondamenta della tua bio, quindi mi raccomando, link in descrizione, corri a scaricarlo se ancora non ce l'hai. Completamente gratuita. Ma anche se arrivassero a chiederti un servizio, quindi facciamo finta che sei costante, interagisci tutti i giorni, posti settimanalmente, nelle storie sei attivo, hai trovato una nicchia specifica, ma hai un servizio da proporre anche se le persone venissero a chiederti per il tuo servizio? Sai cosa poter offrire? Senza un servizio non c'è nicchia che tenga. Ed è per questo che Valentina è stata bravissima a creare un servizio che era di valore per la sua nicchia specifica, avendolo chiesto proprio alla sua nicchia, proprio a quelle persone, quelle mamme, che volevano del valore da lei. Grazie a questo è riuscita a creare dei servizi su misura per quella specifica nicchia. Ma quindi una volta che ho trovato la nicchia, mi direte, che devo fare? Intanto festeggia, perché trovare la nicchia è una delle cose più difficili, ma anche una delle più importanti, forse la più importante per la tua carriera. Dopodiché inizia a creare contenuti che si riferiscono solo ed esclusivamente alla tua nicchia. Smetti di voler accalappiare tutti e inizia a parlare dritto al cuore di quel gruppo di persone specifiche che sono in quella situazione di difficoltà e vogliono raggiungere quell'obiettivo. Inizia a dare valore genuino e gratuito a quelle persone, finché arriveranno loro stessi a dire: questo è esattamente ciò di cui ho bisogno. Fammi chiedere se è un servizio o come posso usufruire del suo servizio. Ed è questo che mi appassiona di più dei social. I social ti permettono di vendere senza vendere. Se tu dai talmente tanto valore gratuito, saranno le persone stesse a chiederti: ma senti, ma se io volessi approfondire questa cosa di tanto valore che hai dato, come si fa? Offri un servizio per caso? Questo mi succede giornalmente.
Tutto parte dal valore gratuito e in questo video ti spiego esattamente come funziona il funnel e come portare le persone a richiederti il servizio con un funnel che vende senza vendere. Grazie a questi 4 steps riuscirai finalmente a parlare dritto al cuore del tuo cliente ideale, al punto che le persone, quando tu sarai pronta a offrire il tuo servizio, saranno lì coi soldi in mano a dire finalmente, senza dover rincorrere nessuno, senza dover obbligare nessuno a fare niente per te. E senza dover imparare a vendermi questa penna, l'ho sempre odiata quella teoria lì. Senza nessuna strana tattica di vendita, ma con tanto, 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 tanto valore che faccia capire quanto di valore è ciò che offri. E fa capire che tu sei l'autorità in quel settore specifico. Quindi chi meglio di te per imparare a superare quella difficoltà e raggiungere quell'obiettivo? Ora che sai le regole ufficiali quando si tratta di trovare la tua nicchia, fammi sapere quali sono le tue principali difficoltà nei commenti e non dimenticare di partire dalle fondamenta. Quindi scarica al link in descrizione il mio PDF gratuito su come impostare le fondamenta perfette del tuo Instagram, parti da lì e vai passo passo. Ci vorrà tempo, costanza, tanto studio e tanta ricerca, ma se ti metti con un metodo specifico, saprai come trovare la tua nicchia prima di quello che pensi e tutto sarà velocizzato da lì. Non vedo l'ora di sapere come troverai la tua nicchia. Se questo video ti è piaciuto, lasciami un like per supportarmi e non dimenticarti di tornare ogni martedì, o se non vuoi dimenticarti, schiaccia la campanella e iscriviti. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!